Oggi, a passato e presente, parliamo di Saddam Hussein, un leader molto importante che ha segnato un periodo di grande rilievo della storia tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio. Era nato a Tikrit, in Iraq, nel 1936, era diventato capo, in realtà dittatore dell'Iraq nel 1979 e lo è stato fino al giorno della sua morte, nel 2003. Tre guerre lo hanno impegnato. La prima proprio quando andò al potere, dal 79 all'89, fra Iran e Iraq. La seconda e la terza sono le due famosissime guerre del Golfo, in cui praticamente tutto l'Occidente mosse contro Saddam Hussein. La prima guerra fu nel 91, perché Saddam aveva occupato il Kuwait. La seconda sarebbe stata nel 2003 e fu quella che si concluse con la sua sconfitta e la sua impiccagione. Di Saddam Hussein parliamo oggi con il professor Franco Cardini e con i nostri tre giovani storici, Ludovica Valentino, Emanuela Lucchetti e Alessio Folchi. Professore, Saddam Hussein è uno dei personaggi più vicini a noi, quindi probabilmente il nostro pubblico pensa di sapere abbastanza di Saddam Hussein. Io invece sono convinto che di lui si sappia poco, perché l'America, l'Occidente, è stato ondivago nel proprio giudizio su Saddam Hussein. Congratulazioni. Come se non l'avessi capito. Congratulazioni, splendido eufemismo, ondivago. Ci spieghi lei chi è stato Saddam Hussein in due parole e soprattutto se è vero che noi siamo stati noi non io e lei ovviamente, no, ma l'Occidente egemonizzato dagli Stati Uniti d'America. Beh, gli Stati Uniti d'America seguono il loro manifesto destino, che è un destino imperiale, e il destino delle nazioni imperiali è l'egemonizzare. Lo hanno fatto come lo hanno fatto tanti altri nel corso della storia, magari nemmeno peggio, ma in realtà è chiaro che quando si vive un momento politico è difficilissimo capire la verità, non è facile nemmeno dopo, però a distanza si può dare qualche giudizio ma su loro, un personaggio. Saddam Hussein lo hanno giudicato all'inizio come? Un uomo politico americano disse una cosa che non ripeterò in inglese, sia per il mio pessimo accento, sia perché sarebbe un po' scurrile, ma era una cosa scurrile. Ce la dica in italiano. Ma giusta. Con un eufemismo. La dirò in fiorentino, gli eufemismi mi vengono meglio. È un gran figlio di buona donna, sì, ma è il nostro figlio di buona donna. E questo credo che renda molto l'idea, cioè Saddam Hussein è stato un uomo politico abile, senza dubbio molto intelligente, senza dubbio privo di scrupoli, ma insomma questo da un uomo politico un po' ci si aspetta, almeno entro certi limiti, e ha aderito a quella che allora era una grande corrente che sembrava gravida di futuro, il partito Baas, cioè uno dei rami importanti insieme all'Unione Socialista Araba di Nasser, del socialismo arabo. E ha cavalcato la rivoluzione repubblicana, perché l'Iraq è stato una monarchia scemita, sì, quindi la monarchia gemella di quella giordana, poi c'è stata la rivoluzione repubblicana guidata da questo personaggio truce ma interessante che era il generale Qassem, che a sua volta poi è stato ucciso, e il rais successore al-Bakr è quello che è per molti motivi, il maestro è anche colui che ha tenuto un po' a battesimo la figura politica. Perfetto, di allora entriamo nel primo capitolo e vediamola passo per passo, questa formazione politica e ascesa di Saddam Hussein.
Tikrit, un piccolo villaggio sulla riva destra del Tigri, a nord di Baghdad. Qui nasce Saddam Hussein al-Tikriti. È il 1936. Alla morte del padre, il suo futuro pare segnato. Sarà un agricoltore. Ma sono anni di fermento politico in Iraq. Rabbia anticoloniale, nazionalismo, voglia di riscatto sociale confluiscono nella prima forza politica panaraba. Nasce così il Ba'ath, il Partito Socialista Arabo, e il giovane Saddam vi trova la sua stella polare. 17 luglio 1968. L'Iraq è scosso da violente rivolte popolari e il partito ba'athista riesce a conquistare il potere. Alla presidenza sale il generale Ahmad Hassan al-Bakr e alla vicepresidenza viene nominato Saddam Hussein. Saddam ha solo 32 anni e ha già la certezza, come dirà più tardi, di essere stato chiamato a compiere qualcosa di grande e irripetibile. Il suo problema ora è il riconoscimento internazionale. 1975, Algeri. L'abbraccio con lo scià di Persia, Reza Pahlavi, rappresenta il primo successo internazionale del giovane Saddam Hussein e anche una importante svolta politica. Ad Algeri, Iraq e Persia firmano un trattato con il quale sembrano chiudere una volta per tutte le tensioni legate al grande delta in cui confluiscono i fiumi Tigri ed Eufrate, lo Shat el Arab, una zona nevralgica per gli interessi economici dei due paesi. Saddam poi intuisce che la modernizzazione del paese può diventare l'asso nella manica nella partita sull'egemonia del Medio Oriente. E con la nazionalizzazione del petrolio arriva una pioggia di miliardi. Saddam ha le idee chiare su come spenderli. Potenzia l'industria degli armamenti, nazionalizza milioni di ettari di terre coltivabili, avvia massicci investimenti per la desalinizzazione e irrigazione dei campi, concede crediti agevolati alle cooperative agricole. Le tre università pubbliche di Baghdad hanno più di 100.000 iscritti. Studenti e studentesse affollano aule e refettori a testimonianza della laicità della cultura di Stato. Forte di questi successi, Saddam spodesta il capo dello Stato e ne prende il posto. È il 16 luglio del 1979. Saddam ha trasformato l'Iraq. Ne ha fatto un paese laico, moderno e ricco. Ma ha anche creato le basi di un regime personale. Una polizia segreta potentissima, una nomenclatura di partito fedele e ben distribuita nei ruoli chiave del potere. La sistematica eliminazione dei nemici politici. Il povero contadino di Tikrit è diventato il padrone assoluto del paese. Alessio Folchi, ma com'è stata questa formazione di Saddam Hussein? No, la cosa che colpisce anche dal video è che Saddam sia nato contadino e il suo destino fosse quello di diventare un agricoltore. Invece lui a 20 anni, orfano, abbiamo visto, va dallo zio a Baghdad. Lì ha la sua formazione sia politica che culturale. Poi Saddam, arrivato al potere, certo, ricordi, dice aderirà al partito Emanuele Lucchetti. Che cos'è questo partito Ba'ath? Sì, esattamente. Cos'è questo partito? Innanzitutto è un partito che viene fondato nel 1947 da un filosofo siriano cristiano ortodosso, Michel Aflaq, che negli anni, nei primissimi anni di Guerra Fredda, cercava una terza via per la costruzione di un'ideologia araba che riuscisse a conciliare laicità, tradizione islamica, socialismo e nazionalismo, una terza via che si smarcasse dal capitalismo imperialista da una parte e il marxismo internazionale dall'altra. Dunque, intanto bisogna aggiungere forse una cosa a quanto abbiamo sentito. I partiti socialisti panarabi si sviluppano e hanno fortuna in modo particolare, oserei dire quasi esclusivo, in quei paesi dove l'Islam è senza dubbio minoritario, ma dove c'è anche una forte presenza cristiana. Iraq, Siria, Egitto.
E questo non a caso, perché i cristiani ordinariamente guardano con grande simpatia alle forme di socialismo e in particolare di socialismo panarabo, perché questo li riscatta da quel senso di inferiorità che un arabo non cristiano prova nei confronti dei cristiani. Chiarissimo, chiarissimo. E questa è una cosa importante per Saddam. Saddam è stato assolutamente un campione della tolleranza religiosa e della difesa degli altri culti, in particolar modo del cristianesimo. Il suo vice Aziz era notoriamente un cristiano caldeo, però attenzione, non si è comportato nella stessa maniera con i musulmani. L'Iraq è una regione composita, c'è un 40% di sunniti, un 60% di sciiti, certo. analoghi all'Iran, quindi non quello, è strano che abbracciasse quello sarà Russia. Il problema che rimarrà in eredità dalla caduta. E poi c'è il grande problema curdo. Saddam è stato un grande massacratore di curdi. Ma non complichiamo le cose e restiamo... Non complichiamo le cose, giusto, perché poi tanto ci dovremo arrivare. Una cosa ma restiamo a Saddam. Capita una strana coincidenza nella storia. Siamo, come vedevamo nel film, al 1979. Il 1979 è l'anno in cui Saddam Hussein prende i pieni poteri. E Saddam Hussein aveva ricevuto, come abbiamo visto nel nostro documento, una grande legittimazione da quel suo incontro con lo Shah di Iran. Sembrava che la storia dovesse cambiare. In quello stesso 1979 cosa succede in Iran? C'è la rivoluzione iraniana, torna l'Ayatollah Khomeini e comincia un nuovo corso politico. E qual è il risultato di questo nuovo corso politico? Con quello che vedremo nel secondo capitolo, la guerra fra Iraq e Iran. La fuga dello Shah di Persia Reza Pahlavi e il ritorno dopo un lungo esilio dell'Ayatollah Khomeini segnano il trionfo della rivoluzione islamica in Iran. Il ruolo di guardiano del Golfo, che l'Occidente aveva affidato alla Persia dello Shah, perde improvvisamente il suo interprete. Le relazioni dell'Iran con l'Iraq di Saddam Hussein peggiorano nel giro di pochi mesi. 17 settembre 1980. Saddam abroga unilateralmente il Trattato di Algeri, sottoscritto solo 5 anni prima. Accusa l'Iran di non aver tenuto fede ai patti. 3 giorni più tardi vengono mobilitate le forze armate irachene. A Baghdad, radio e televisione raccontano agli iracheni l'esaltante guerra di regime. Bollettini militari, canzoni patriottiche, proclami trionfali tengono alto il morale delle truppe e dei cittadini. Il culto della personalità del Reis è già fortissimo. Ed è proprio durante la guerra che Saddam si libera delle sue scomode, umili origini e si proclama discendente in linea diretta del profeta Maometto. Sullo scenario internazionale, l'Iraq diventa il comodo argine alla minaccia dell'integralismo. Molti scelgono di appoggiare Saddam con armi e denaro. Lo faranno il Kuwait, l'Arabia Saudita, gli Emirati del Golfo, l'Egitto. L'Unione Sovietica è già da tempo schierata dalla parte di Baghdad e persino per gli Stati Uniti Saddam Hussein non è più il dittatore di Baghdad, ma il presidente del paese che guida la lotta contro il fondamentalismo. Poi la guerra arriva nelle città, entra nella vita quotidiana della gente. Tra i civili è una carneficina. Ma nonostante si combatta da 8 anni, i confini tra Iraq e Iran sono rimasti gli stessi del 1980. Ludovica Valentino. È un conflitto terrificante, è lungo, logorante e alcuni storici l'hanno voluto associare proprio per le dinamiche del conflitto, quindi alla prima guerra mondiale, proprio per la staticità della guerra. Sì, una cosa che va avanti e indietro,
è un paragone, adesso è ovvio che nella storia non si possa fare, però è un paragone che si può fare anche perché l'Occidente, stendiamo questo filo conduttore, lo capisce o non lo capisce? Dunque, nel realpoliticismo di una grande potenza hanno questo incidente terribile, perché la rivoluzione iraniana continua a chiamarla rivoluzione perché è qualcosa che ha cambiato l'assetto di quel mondo, prende subito di mira gli Stati Uniti, c'è cioè il sequestro del personale d'ambasciata, insomma è una cosa molto traumatica, causa la non rielezione di un presidente degli Stati Uniti, insomma un fatto importante, e belli belli passano da una simpatia forte per l'Iran a una simpatia altrettanto forte per l'Iraq. Quindi Saddam Hussein diventa un idolo del nostro mondo occidentale, il punto d'appoggio del nostro mondo contro questi barbari sciiti. Allora, si potrebbe anche aggiungere una pennellata di colore che però è significativa. Saddam Hussein viaggia per gli Stati Uniti, viene invitato negli Stati Uniti, presidente del sorriso, dice Kissinger, in effetti aveva un bel sorriso, e viene ricevuto a Detroit, diventa cittadino onorario di Detroit, è un po' buffo che un musulmano diventi cittadino onorario della capitale della lavorazione del maiale, però Detroit è anche la capitale delle automobili, le automobili vanno a benzina, la benzina si tira fuori dal petrolio e Saddam Hussein è un grande magnate del petrolio e quindi in fondo, e del petrolio gli Stati Uniti ne hanno bisogno anche se lo producono, e in questo momento è la fonte iraniana è bloccata. Perché dopo? Lui, che è un laico di formazione, sceglie di dire che è un erede di Maometto, prende questo aspetto? Evidentemente Saddam è molto sostenuto dalle sue origini, quindi dalla sua tribù. La dittatura di Saddam è una dittatura personale, una dittatura familiare, una dittatura di partito e una dittatura dei sunniti sugli sciiti. Gli sciiti sono la maggioranza, sono il 60%. Saddam appartiene alla confessione che è minoritaria in Iraq, e questo lo porta ad assumere anche degli atteggiamenti, noi diremmo religiosi, che non ci aspetteremmo da un laico socialista come lui. La rivendicazione della discendenza profeta dipende da quello. La rivendicazione della discendenza a Maometto lo dovrebbe porre ancora di più in urto con gli sciiti, che sono la maggioranza. Tenetelo a mente questa divisione fra sciiti, maggioranza in Iraq, e sunniti, minoranza che esprimono però il dittatore, perché la ritroveremo alla fine, dopo la morte di Saddam. Riprendiamo il filo al 1990, quando Saddam invade il Kuwait. Agosto 1990, Saddam Hussein invade il Kuwait. Sono mesi che minaccia. L'accusa: estrarre petrolio iracheno da pozzi di confine e non rispettare gli accordi sui prezzi del greggio. In più, il Kuwait pretende l'estinzione del debito iracheno contratto da Saddam Hussein durante la guerra contro l'Iran integralista. Sono segnali che, però, nessuno ha colto. E adesso Saddam Hussein si è impadronito di uno dei paesi più ricchi del pianeta, che possiede il 20% dei giacimenti petroliferi mondiali. Per il Reis, il Kuwait è una parte dell'Iraq, la sua 19ª provincia. 7 agosto. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto degli Stati Uniti. Secondo i rapporti della CIA, Saddam vuole invadere anche il Regno Saudita. Quanto basta a convincere Re Fahd ad aprire le sue porte alle truppe straniere. Alla fine, anche le altre nazioni arabe finiscono per sostenere la decisione saudita di un intervento militare. Professore, si può dire che questo attacco al Kuwait è una sfida anche all'Arabia Saudita, soprattutto all'Arabia Saudita. Sì. Cioè, quindi, dopo aver fatto un bel 10 anni di guerra con l'Iran, un bastione di quell'area geografica, Saddam ha la pensata di attaccare uno
stato importante per il petrolio e attaccare per interposta persona l'Arabia Saudita. Ma che cerca? Il Kuwait è uno stato inventato, anche se era un vecchio emirato, è uno stato inventato dagli inglesi per impedire che questo stato, che essi stessi avevano inventato, l'Iraq, abbia un'eccessiva potenza e arrivi al Golfo Persico. Gli inglesi non hanno simpatia con chi arriva al Golfo Persico, minaccia la via dell'India. E allora c'è una vecchia tradizione di rivendicazione del Kuwait da parte degli iracheni. Il Rais Rashid, che era Rais all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, aveva assunto una posizione quasi esplicitamente filo-hitleriana proprio per questo, perché rivendicava nazionalisticamente, in fondo come Hitler con Danzica, uno sbocco al mare, e questo avrebbe leso gli interessi colonialistici. La storia di quest'area geografica dovrebbe essere studiata, ristudiata con la stessa attenzione con cui è stato studiata la storia europea. Qualunque iracheno vi dice che il Kuwait in realtà è Iraq. Ma va bene, però questo è la motivazione. Ma che cerca Saddam Hussein, che attacca prima l'Iran e poi attraverso il Kuwait e l'Arabia Saudita? Cerca una riaffermazione. Come sappiamo, spesso le guerre internazionali hanno delle motivazioni interne. Lui cerca fondamentalmente una rimotivazione della sua popolarità, che sente di averla persa. Dopo la guerra con gli iraniani l'ha perduta molto, anche perché sostanzialmente lui la guerra contro gli iraniani l'ha perduta. Ha proprio perduto la guerra in termini di uomini, in termini soprattutto di credibilità. Chiarissimo, professore. E allora entriamo nel nostro terzo capitolo, quello del film definitivo, in cui, a furia di cercare la guerra per i motivi che stava dicendo lei, Saddam trova una guerra mondiale, perché praticamente trova una guerra con l'intero Occidente. Scatta l'operazione Desert Storm, che porterà nel 91 a questa guerra fra l'Occidente e Saddam. Novembre 1990. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha già avviato sanzioni economiche contro l'Iraq, autorizza l'uso di tutti i mezzi necessari per liberare il Kuwait dagli invasori. La coalizione militare, che riunisce 36 paesi, è pronta. A capo dell'imponente forza d'attacco alleata c'è il generale americano Norman Schwarzkopf. 17 gennaio 1991. Sull'Iraq e sul Kuwait si accendono i riflettori dei mezzi di comunicazione dell'intero pianeta. È cominciata Desert Storm, l'operazione Tempesta nel deserto. La resistenza contro l'Occidente è diventata la madre di tutte le battaglie. Il presidente Bush, il grande Satana. Mentre Saddam fa riprendere dalla TV le scene più raccapriccianti delle vittime civili dei bombardamenti per sconvolgere il pubblico occidentale, si arriva alla fase finale dell'attacco di terra. Le forze alleate corazzate sfondano le linee nemiche su tutto il fronte. I soldati di Saddam sono allo sbando. I prigionieri iracheni sono più di 35.000. 28 febbraio. A Baghdad la popolazione ascolta alla radio l'annuncio dell'armistizio. Saddam Hussein ha accettato la resa senza condizioni. La madre di tutte le battaglie è perduta. 150.000 i morti nell'esercito, 35.000 tra i civili. 43 giorni di guerra hanno distrutto ponti, strade, ferrovie, reti telefoniche, edifici civili, scuole e ospedali. L'Iraq è a pezzi. Finita la guerra, il mondo si accorge però che la partita è tutt'altro che chiusa. Saddam Hussein è indebolito, ma è ancora al potere e la struttura del regime è intatta. Per l'Iraq comincia un periodo di crisi in regime di embargo. L'ONU ha chiesto un impegno preciso: lo smantellamento delle armi di distruzione di massa in cambio della revoca delle sanzioni.
La situazione precipita nel febbraio del 1998. Saddam Hussein accusa l'ONU di violare la sovranità e la dignità del suo paese. Gli ispettori lo accusano di ostruzionismo. Un contrasto che raggiunge il culmine nel mese di novembre, quando a Baghdad avviene l'irreparabile. L'ispettore capo Richard Butler afferma che Saddam non rispetta gli obblighi sul disarmo. Due settimane più tardi ritira tutto il suo personale dal paese per ragioni di sicurezza. Allora, professore, 1991, la prima guerra del Golfo, il Desert Storm. Saddam quella guerra la perde. Sì. Ma lei una volta, proprio qui, parlando di un altro paese, dell'Egitto di Nasser, ci spiegò che a volte questi leader arabi perdono le guerre, ma questa sconfitta muove un consenso intorno a loro. Beh. Per cui noi li giudichiamo da fuori come usciti devastati lì sul punto di cadere, ma loro ne traggono ulteriore un momento, insomma, per loro è un momento di rafforzamento. Accade la stessa cosa con Saddam dopo il 91? In una certa misura sì, io ho visitato l'Iraq e proprio nel periodo fra le due guerre, devo dire che dopo la paradossalmente dopo la sconfitta della prima guerra del Golfo, la popolarità di Saddam, accompagnata anche da una buona dose di repressione, però la popolarità di Saddam sembrava cresciuta rispetto a quella dell'anteguerra, perché la guerra con l'Iran era stata una ferita veramente durissima, irreparabile, anche perché gran parte degli iracheni sono usciti. È chiaro. Mentre lì, in quel caso, c'era l'idea della volontà occidentale di umiliare l'Iraq, l'idea della, in qualche modo, di un tradimento che aveva accompagnato la sconfitta. Benissimo. L'idea degli altri popoli arabi che avevano abbandonato l'Iraq. Era un po' un essere eroicamente solitari, quello di... E questo è quello che accende quel fuoco. Senta, professore, le devo fare una seconda domanda. Sono due le guerre del Golfo, una del 1991 e una del 2003. La prima, Saddam se l'è cercata. Sì. Direbbe che anche la seconda se l'è cercata? Ma ormai sappiamo, l'ha dichiarato anche Tony Blair più o meno recentemente, ormai sappiamo che la seconda se la sono cercata principalmente gli angloamericani, insomma, la famosa faccenda della pistola fumante che non si trovava, le armi di distruzione di massa che non c'erano. Riassumiamo, gli Stati Uniti e l'Inghilterra soprattutto sostennero che Saddam aveva nascosto da qualche parte in Iraq delle armi di distruzione di massa e di averne le prove. Poi si scoprì, a guerra finita, che le prove non esistevano e neanche le armi, perché il paese fu invaso anche e soprattutto da soldati statunitensi e questi depositi non furono trovati. Però andiamo a vederlo nel filmato. Marzo 2003, scaduto l'ultimatum per queste armi di distruzione di massa, scatta la caccia al Reis. Dopo le stragi dell'11 settembre, George W. Bush dichiara legittima la guerra preventiva contro quegli stati che minacciano la sicurezza dell'America. Primo fra tutti, l'Iraq di Saddam Hussein. 18 marzo 2003 è la data dell'ultimatum. Saddam Hussein ha 48 ore di tempo per decidere, esilio o guerra. 9 aprile, Baghdad è conquistata. La statua del Reis viene abbattuta. Del Reis, però, nessuna traccia. Satelliti, servizi segreti, informatori, ogni dettaglio di quanto accade nella regione viene studiato da tecnici e militari. Ma forse, più della tecnologia, sarà il denaro a segnare la svolta nella caccia a Saddam. La taglia sulla sua testa è salita a 25 milioni di dollari. E l'informazione giusta arriva. Saddam viene catturato in un rifugio nei pressi della sua città natale. Verrà processato con l'accusa di genocidio, crimini di guerra e reati contro l'umanità. La sentenza condanna a morte per impiccagione.
È il 30 dicembre 2006. Professore, abbiamo visto la prima guerra del Golfo e abbiamo visto la seconda, questa del 2003. Si può dire che l'Occidente l'abbia vinta fino in fondo? L'Occidente, siamo sempre gli Stati Uniti, l'Inghilterra, quelli... No. L'abbia vinta fino in fondo quella guerra? No, purtroppo no. Purtroppo no, perché quella guerra è un anello importante dello snodo della catena del passaggio del mondo musulmano da una politica inquieta a una politica che in certi settori è stata segnata dal terrorismo. E la non la sconfitta di Saddam, ma la guerra, la seconda guerra del Golfo, è stato un momento importante. Io devo spiegare agli spettatori che il professore dice questo perché, ed ha ragione, perché da quella guerra ha provocato un incendio in quello scontro fra sciiti e sunniti, di cui abbiamo parlato prima, che risale al VII secolo. Ha provocato indirettamente la nascita dell'ISIS e tutto quello che l'ISIS, ricordiamoci, ne parleremo in un'altra puntata, che l'ISIS nasce come reazione alle politiche fatte... Anche come reazione. Anche come reazione. Comunque, poi non insomma... possiamo tralasciare un ultimo aspetto, e mi rivolgo a voi, è l'uccisione di Saddam Hussein in piccagione. In Iraq c'è la pena di morte, loro sono liberi di comminarle e anche adesso agli sconfitti dell'ISIS viene comminata la pena di morte, in grandi quantità vengono uccisi. Che giudizio date voi da storici? Adesso non, magari siete tutti e tre contro la pena di morte, ma... Vi chiedo da storici, è stata una scelta saggia tollerare che Saddam venisse impiccato? Valentino. Secondo me l'impiccagione di un uomo lascia sempre molto a cui pensare, soprattutto quando si lega appunto a concetti come democrazia e libertà. E appunto lascia spazio alla riflessione circa come cambi il concetto di giustizia, insomma. Cioè, lei pensa che non sia stata una scelta saggia? Adesso, a parte il criterio morale, lei ha detto che... Io penso che andasse giudicato probabilmente da un tribunale internazionale, giusto, probabilmente. Questa è una giusta obiezione. Monero Rocchetti? Ma sulla giustizia di una morte non avrei gli strumenti per intervenire, perché penso si stia parlando di un qualcosa che va al di là, più che altro... Ma io le chiedo un giudizio da storica. Più che soffermarmi sull'uccisione di Saddam, mi soffermerei sulla pena di morte inflitta all'Iraq invece con l'invasione in nome della democrazia, l'invasione del 2003, che invece di dare linfa vitale ha ucciso un paese. E allora lo può dire anche per l'attacco del 1991? Questo. Ma perché penso che gli attacchi americani, penso che il coinvolgimento americano si sia trasformato negli anni, dal 90 al 2000, rateizzato nel 90, sì, 80-2000, si è trasformato da una parziale liceità a una totale, diciamo, Alessio... cieca. C'è la svolta. Aspetti, professore, perché Alessio Folchi deve dire anche lui la sua sulla pena di morte a Saddam. È ovvio che ragionare sulla pena di morte in uno studio ha il suo peso, però mi permetto di fare un paragone con quello che è stato Benito Mussolini per l'Italia. Anche lui fu ucciso dai partigiani eseguendo una sentenza del Comitato di Liberazione. È ovvio che forse nel caso di Saddam la questione ha un altro peso, perché a determinare la caduta di questo dittatore fu un paese estero. Quindi lei trova che sia spiegabile, giustificabile? Sia spiegabile soprattutto da parte della popolazione oppressa. Lei, professore? Non giudicherei troppo esemplare la morte di Mussolini e il giudizio sulla base della quale Mussolini fu, diciamo così, giustiziato. C'è un elemento di vittoria, di giustizia dei vincitori, e lo conosciamo nella storia, i paragoni sarebbero fin troppo semplici. Io mi limito ad aggiungere che lì ci fu un accanimento volontario molto pesante, che in generale sfugge a noi non musulmani. L'uccisione per impiccagione
soprattutto in paesi dove ordinariamente si usano sì. altri sistemi, soprattutto la fucilazione, è particolarmente grave nel mondo islamico. Anche noi in Libia impiccavamo i ribelli, come li chiamavamo noi, musulmani, perché nella credenza popolare musulmana, che non è articolo di fede, sì. ma che è credenza popolare, chi muore impiccato non raggiunge là immediatamente o non raggiunge assolutamente il paradiso. Non conta nulla, però conta per la gente. Conta obiettivamente, ma questa offesa in più, questa violenza in più, è evidentemente un elemento di vendetta che negli iracheni, soprattutto non sunniti, c'è, non certo, a caso certo, fu certo. festa grande in Iran. Infatti. Professore, su questo lugubre ricordo chiudiamo la puntata. Ovviamente ci dovrebbe segnalare uno o due libri per approfondire la figura e la storia di Saddam Hussein. Sì, per approfondire la figura e la storia di Saddam Hussein c'è un libro recentissimo di Vecchioni, naturalmente non è il cantante, che è del 1917, che si trova anche online. Del 2017, sì. Lapsus. C'è un buon lavoro di padre Jean-Marie Benjamin e di un suo collaboratore, Benjamin conosce molto bene l'Iraq, intitolato appunto Iraq in generale, dove si parla abbastanza di Saddam. Se potessi aggiungere una cosa, che io non lo faccio mai, ma una cosa scritta da me lo farei, ma non lo so se si può fare. Le diamo l'autorizzazione, ma in via del tutto eccezionale. In via del tutto eccezionale, anche perché ordinariamente io non lo faccio. Io scrissi all'epoca un libro intitolato Astrea e i Titani, cioè la lotta fra la giustizia e la forza, del 2003, che fu pubblicato dalla Terza, quindi da un editore assolutamente serio, tentava di essere un libro abbastanza equanime. Tutti i libri che si... All'epoca, bisogna dire, nell'ardore della polemica, passò evidentemente per un libro anti-americano, però queste non erano le intenzioni. Oggi, rileggendolo, ho notato che ci sono alcuni spunti interessanti, non gravissimi errori, e quindi mi permetterei di segnalarlo, visto che grazie, è ancora Cardini, in circolazione. Grazie anche per il suo understatement. E oltre al professor Cardini, ringrazio Ludovica Valentino, Emanuela Lucchetti e Alessio Folchi per passare alle conclusioni. Franco Cardini ci ha ben raccontato i tratti dispotici che ebbe la dittatura di Saddam Hussein. Bene, una delle caratteristiche di questo dispotismo fu il ruolo totalmente libero, per dire con un eufemismo, che ebbero i suoi due figli, Uday e Qusay. Erano diventati famosissimi in Iraq perché facevano quello che volevano, disponevano di ricchezze fuori dal comune, il che non è insolito per i figli dei dittatori, e erano il simbolo stesso di quello che non andava in più, di quello che non va normalmente. Gli americani diedero a loro una caccia particolare, diedero ai loro militari un mazzo di carte e in ognuna delle carte c'era il volto di uno dei personaggi iracheni da eliminare. Stiamo parlando della guerra del 2003. Bene, Uday era l'asso di cuori, Qusay l'asso di fiori. A un certo punto furono catturati tutti e due, furono processati molto per le spicce e uccisi, però nel loro caso, quando vennero uccisi, ci furono grandi festeggiamenti di popolo iracheno.